7 kg tra Michele Orlando in maglia blu e Carlo Brancaleon in maglia celeste. Guardate come incominciano i due, guardate che scambio lungo, incredibile. Nino, guarda, sono ormai in clinch quasi, una lunga sequenza. Interviene l'arbitro Conti a contare Brancaleon, il quale non ci sta molto. Anche perché alla prima ripresa, in tratti di energie, i pugni sono potenti e quindi hanno un grande effetto. Arrivando a segno... Ed ecco qui, colpo di scena contato, Conti conta a sua volta Michele Orlando. Sì, non è stato proprio un pugno, però l'arbitro dice meglio non sbagliarmi. Calmare i bollenti spiriti, che erano proprio molto bollenti, incredibile. I due sono due fighter, due grossi picchiatori. Lo ricordiamo, Orlando lo scorso anno, autore di una meravigliosa prova contro Buonanno, in questa categoria è successo di tutto, mentre i due continuano a scambiarsi colpi tremendi, in grande continuità. Orlando l'anno scorso, ripetiamo, fece un grandissimo combattimento contro Buonanno che quest'anno invece era il grande favorito, l'altro napoletano, l'altro campano, è uscito per ferita, ma messo fuori da Pancione alla terza ripresa. Poi Brancaleon ha eliminato Pancione, quindi a sorpresa si è presentato a questa finale proprio con Orlando. Ripetiamo, le maglie sono per entrambi azzurrine, ma Brancaleon ha i pantaloncini neri con le bande gialle, l'uomo che sta alle corde, incalzato da Orlando, un ragazzo siciliano molto focoso, Orlando focoso, mentre Brancaleon è di Rovigo, viene da una famiglia di pugili, ha avuto la sua prima convocazione in nazionale nel 93 e quest'anno ha deluso proprio al suo primo impegno azzurro, perdendo al primo turno al torneo Italia di Venezia. In questa serie alle corde Brancaleon ha subito tre ganci terribili e l'arbitro ha interrotto un attimo il combattimento proprio per vedere cosa stava succedendo. Non è successo niente, Brancaleon si è ripreso bene ed ora sono ancora al centro del quadrato a combattere. Dunque Orlando sulla sinistra col caschetto rosso che va a vuoto, questo attacco un po' concitato, certamente non si tratta di due stiliste, ma abbiamo detto sono due fighter, due picchiatori. Orlando per esempio alla Coppa del Mondo in Indonesia ha perso per KO contro l'indonesiano e dopo aver messo KO niente di meno che un russo, quindi un ragazzo che ha una grande potenza, una grande capacità di proporre in attacco, ma a volte ha anche la mascella fragile. D'altronde quando si picchia senza badare alla difesa succede così, è vero Nino? Sì, succede anche di questo. Generalmente i grandi picchiatori non sempre sono dei grandi incassatori, sarà proprio perché per il fatto che devono sempre attaccare sono costretti anche a prendere molti colpi e questo li intenerisce un po'. Adesso è stato penalizzato, c'è un richiamo ufficiale per Orlando per aver essersi buttato troppo avanti con la testa, infatti è molto pericoloso il movimento di Orlando che fa precedere, accompagna i punti, ancora uno scambio. Due bei ganci che sono arrivati a segno e questi sono di effetto perché i giudici in questo momento schiacciano i bottoni, perché sapete che il giudizio dei giudici a bordo ring è con le macchinette. Sta lavorando molto bene all'interno comunque in questo momento Brancaleon con il montante sinistro, con molta scaltrezza è riuscita a piazzarlo. 21 anni Brancaleon, 21 anni Orlando, molto giovani questa nuova migliata di pugili italiani, sono quasi tutti delle sorprese questi finalisti e l'arbitro Conti deve fare il suo bel lavoro per tenere a distanza questi due galletti che si stanno impegnando veramente allo spasimo, vogliosi di concludere comunque il match prima del limite, e termina quindi un primo round di una ripresa molto equilibrata. Non saprei a chi giudicare il voto migliore per questa ripresa, che è stata veramente combattuta senza risparmio di colpi a vantaggio naturalmente dello spettacolo. Sicuramente comunque è un match che troverà i due pugili molto prevati nel finale. Abbiamo visto questo inizio furibondo, era appena cominciato il gong, guardate la gragnuola di pugni che si sono scambiati, molti sono andati a vuoto ma molti sono andati a segno e grande è stato il consumo energetico. Nino, quando sei diventato campione italiano dei dilettanti?
La prima volta nel 56, perché nel 55 avevo vinto invece le selezioni per le Olimpiadi di Melbourne del 56, e allora nel 55 ero peso per partecipare alle Olimpiadi, peso welters. Sempre, sei stato sempre welter tu, 67, eh? Poi ti è dato super welter, medio, però hai cominciato da welter. Ma no, c'erano i super welter. No, no, i welter leggeri l'anno prima nel campionato dei novizi. Ecco, adesso abbiamo visto il secondo knockdown, knockdown per uno, non fa male a nessuno. Fra pochissimo la seconda ripresa, Tele Monte Carlo, linea diretta con lo sport. Andiamo avanti con la seconda ripresa, sbilanciata da questo colpo di Orlando Furioso, e ancora con la stessa energia di prima, hanno ripreso questa seconda energia. Conti veramente non sa che fare, interrompe un po' le azioni magari per fare respirare i due galletti, che non sono galletti, sono welter al limite dei 67 kg. Ama il signor Brancaleone appoggiarsi alle corde. Ancora testa a testa, abile comunque a sottrarsi con dei passi all'indietro. Brancaleone rispetto a questo ragazzo di Siracusa, della società Tommaselli, quest'anno è uscito dal torneo President Cup di Giacarta, perdendo dal francese Mouchy, che poi è diventato campione del mondo. C'è un gran spreco di energie però in questi corpo a corpo, e i colpi non sempre sono precisi. Sì, può essere quello spettacolo interessante, ma ai fini del conteggio dei giudici non dà il vantaggio né a uno né all'altro. Da dire, aggiungere una notazione: mentre Brancaleone ha disputato tre turni prima di questo, il sorteggio a favore di Orlando che ne ha disputati soltanto due, quindi in teoria Orlando dovrebbe essere meno stanco del suo avversario, che ha incontrato comunque Pancione e poi ha incontrato anche Mura e anche Costantino. Questo è il suo tragitto, mentre Orlando è passato attraverso Bitondo prima di giungere a questa finale, e adesso appaiono chiari i segni di stanchezza da parte dei due pugili. Intervenuto l'arbitro per togliere un pezzo di cerotto che si era staccato, si sono subito incontrati come due galli, si affrontano, non combattono con la tecnica e la tattica come abbiamo visto prima fare da Gian Tommasi, per esempio, Gian Tommasi, delle Paoli, che portano i colpi con ragionati, portando avanti il sinistro e piano piano seguire con il destro. No, questi si scontrano al centro del quadrato e non si risparmia. Più energia riuscirà a farcela. Ancora testa a testa, guardate come le braccia si legano, ogni volta che si lega, si tiene, si trattiene, c'è un consumo energetico forse pari a un colpo, anzi al limite il colpo scarica l'energia, mentre invece questa un po' la reprime e la penalizza. È invitato a non, anche lui, a non tenere Brancaleone, ripetiamo, di famiglia di pugili, quindi il pugilato lo conosce, anche se ha un'età giovane, un'esperienza limitata sia a livello italiano che a livello internazionale. Ecco, vedete come Brancaleone riesce a trovare l'interno, guardate come approfitta della situazione, è più abile, più volpe del suo avversario, che dimostra un pochino di inesperienza in queste fasi. Ed ecco il colpo, la testata, aveva chiamato in precedenza l'arbitro Conti, aveva detto di fare attenzione, si è precipitato con la testa in avanti e viene ora penalizzato, e questo richiamo sicuramente ha un peso, perché a questo punto vengono tolti tre pugni dal cartellino di Orlando, quindi Orlando perde tre punti. Non si perdono punti con i conteggi, ma si perdono con i richiami. Guardate come lavora con furbizia all'interno Brancaleone. Sì, Brancaleone riesce a mettere i colpi per linee interne, passando attraverso la guardia, cosa che riesce più difficile a Orlando. Ecco, vediamo in questa sequenza, anche se è stato Orlando arrivare a segno con il gancio destro ancora ripetuto, ma eccoci che Brancaleone si rifà ampiamente dei colpi che ha subito. Bello questo destro, sinistro, ancora. Incredibile la serie di colpi che si sono portati dall'inizio di questo primo round. Siamo al secondo, i due pugili. Ripetiamo, Carlo Brancaleone, pantaloncini scuri e pantaloncini rossi, casco rosso Orlando, per distinguerlo.
e qui c'è la testata con il richiamo. Terza e ultima ripresa di questo appassionante, divertente, interessante combattimento valido per il titolo italiano scivolato. Sì, è una scivolata che l'arbitro naturalmente non passa a contare. Tornando in Cina, anche lui abile. Notando che entrambi i pugili, ecco, come in questo caso, combattono in guardia destra e poi riescono anche a cambiare, mettersi in guardia sinistra, in guardia normale. Vuol dire tecnicamente essere abbastanza evoluti, perché credo che sia la cosa più difficile da fare. Sì, è molto difficile e riescono a farlo quasi senza farsene accorgere da noi stessi che stiamo guardando. Se ne accorge invece l'avversario, che vede arrivare dei colpi da parti che diverse da quelle che aveva visto un attimo prima. 2 minuti al termine di questo interessantissimo, divertente, appassionante combattimento. Ancora c'è un lieve margine di vantaggio, soprattutto in virtù del richiamo in questo momento per Carlo Brancaleone. Orlando sta cercando di giocare tutte le sue carte, appare forse un pochino più provato muscolarmente del suo avversario, vediamo come lega maggiormente, ha perso della brillantezza, un ragazzo di grande temperamento, ripetiamo, l'anno scorso autore di un combattimento eccezionale contro Buonanno, il grande favorito che è uscito dalla tensione proprio ad opera di Pancione. Testa sempre proiettata in avanti, appoggia e spinge. Ha perso il paradenti il bravo Carlo Brancaleone, che usa boxare sempre col paradenti in punta di denti, poi l'ha notato, facilmente un colpo che lo fa uscire. Comunque un riposo così ben gradito da parte di entrambi. Addirittura è riuscito a prendere una boccata d'acqua. Ultimi scambi al centro del ring, nessuno vuole cedere il passo, di nuovo alla ricerca delle vie interne, spinge l'avversario Brancaleone per cercare la misura, soprattutto per, ecco ancora Brancaleone con una bella serie di ganci che è arrivata a segno, e l'arbitro naturalmente visto conta il pugile Orlando perché si riprenda, anche se questo poi non va ai fini del conteggio finale. Ancora sempre comunque pimpante questo combattimento, siamo al terzo round, ancora energie, veramente in cinque giorni disputare 4 match e con questa intensità sicuramente dimostra che questo Brancaleone in particolare è quello che ne ha disputato di più, è un ragazzo di qualità, è uscito quest'anno a 21 anni, quindi è un altro personaggio nuovo per la box dilettantistica italiana, che ha sicuramente bisogno di personaggi dopo l'uscita di scena di Parigi nel 88, poi c'è stato un po' un semi blackout, c'era Piccirillo che prometteva molto, almeno come dilettante, non ha mantenuto. A proposito di Piccirillo, lunedì prossimo potremo seguirlo qui su Tele Monte Carlo a quest'ora per la sua difesa del campionato intercontinentale dei pesi super leggeri contro il russo Barisov. E comunque continua ancora sempre a questa cortissima distanza l'impegno di questi due welter, e dimostra sempre più dimestichezza con questo tipo di combattimenti il rodigino Brancaleone. Ecco, vedete come tiene il paradenti in punta di bocca, e questo è male perché le può cadere facilmente e farsi anche male perché si possono rompere i denti. Abbiamo visto però che Brancaleone durante la propria fase finale del match riusciva a spostarsi sulle gambe e a fare delle preziosità che mi sono sembrate molto tecnicamente molto belle. Ecco, questa serie terribile, scambiata proprio a faccia con l'intervento dell'arbitro per contare Orlando, che è stato quello che ne ha avuto la peggio in questo scambio di colpi. Nuovo campione. È il grande anno di Brancaleone, 18-11 il punteggio per lui, un successo assolutamente meritato.